Questo evento nasce perché molti di voi lo sapranno perché mi conoscono e mio papà è mancato di tumore ai polmoni. È stata un'esperienza terribile, come puoi immaginare, ha lasciato un vuoto enorme, però a un certo punto nell'elaborazione del lutto arrivi a chiederti perché? Perché è successo questo? Io avrei voluto parlare di questo, ma lascerò il tempo a mia mamma per spiegare questa esperienza. Perché a un certo punto io, dopo il perché, sono andata da Jonathan, che conoscevo, e gli ho chiesto: facciamo qualcosa, non è possibile che non ne stanno parlando. E abbiamo iniziato, anzi lo ringrazio tantissimo. E io ho iniziato poi a fare volantinaggio, a iniziare a parlare con i relatori, e in particolare abbiamo conosciuto come primo relatore Claudio Lombardi. Claudio Lombardi ci ha tenuto a casa sua per 2 ore e ci ha spiegato tutta la storia del perché c'è un aumento dei tumori. Io sono uscita da quella casa che volevo scappare, ero devastata ed ero anche molto arrabbiata perché mi sono chiesta perché. Perché queste cose si sapevano, perché a un certo punto la mia domanda iniziale era soddisfatta, io lo sapevo. Ma allora perché nessuno ha fatto niente? Ed è questo il grosso problema. Poi, sentendo Claudio, ho capito anche che una persona come lui, che ha combattuto contro tutte le difficoltà, perché noi lo sappiamo, a Spinetta, io ho fatto volantinaggio, di Spinetta non ci sono tantissime persone rispetto a quelle con cui ho parlato, è veramente un argomento difficile parlare di inquinamento, tumori e patologie di questo genere. Eppure lui è andato avanti e io ho detto: io sono giovane, io non voglio lasciar perdere la cosa, io voglio continuare assieme a Jonathan e assieme anche agli altri ragazzi, perché io penso che siamo noi giovani, che il nostro futuro, a dover combattere e andare anche dagli adulti a dire: oi, perché voi non state facendo nulla? Poi sono andata a Spinetta, abbiamo fatto volantinaggio e ho conosciuto 3 parole negli occhi di chi mi guardava: paura, arrabbiatura e tanta umiltà, purtroppo. Le persone più rassegnate erano quelle che avevano una patologia, ed erano veramente tante. Quindi io mi chiedo, perché non fare qualcosa? Il nostro obiettivo non è quello di attaccare, il nostro obiettivo non è quello di togliere il lavoro, il nostro obiettivo è quello di avere una prevenzione, di un controllo sulla popolazione, perché non è possibile che qualcuno arrivi con un tumore al 4° così, improvvisamente. Ma ci devono essere delle istituzioni che devono controllare e salvarci in qualche modo, ed è per questo che assieme noi cerchiamo anche di sensibilizzare le persone, perché ci sono stati anche commenti sui social, in pubblicazione dell'articolo del giornale di oggi dove parlava di mio papà, di gente che negava: non c'è niente, ma stiamo scherzando, ma da lavoro. Sì, ma c'è anche la salute prima. Uno non esclude l'altro. Dobbiamo collaborare e dobbiamo controllare la salute.